Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, video dei top e flop del mese. Purtroppo nuovamente nella qualità inferiore, ma ahimè, sto avendo veramente dei problemi serissimi con la macchina e oggi io veramente gliela lancio addosso. E va bene, allora iniziamo subito. Voglio segnalarvi un canale, il canale di Fabrizia ed è The Fabrizia The De Fabrizia 91, ve lo lascerò scritto qui o comunque nell'info box troverete appunto il link diretto che vi rimanderà al canale di Fabrizia. È una ragazza carinissima. Purtroppo è ancora l'inizio e sapete bene che è difficile, proprio difficile all'inizio, però è davvero brava, fa video review, make-up tutorial, quindi vi consiglio di andare a vedere il suo canale, le mando un enorme bacione e niente, iniziamo subito con questa review perché ho la batteria scarica alla vecchia videocamera, però la amo troppo. Allora, inizio subito con i top del periodo. Allora, devo dire che mi è piaciuta tantissimo la nuova collezione di Neve Cosmetics, che, oddio, è quasi impronunciabile. Quizalcolat. Va bene, questa qui. Allora, mi è piaciuta tanto, si presenta con 4 ombretti, 2 blush e 2 biomatite. Le matite sono fantastiche, io qui ho alcuni swatch e tra l'altro si vedrà poco, però indosso una delle matite della collezione. Allora, vi faccio vedere le matite, queste mi sono piaciute da morire, veramente questa collezione mi è piaciuta tanto tanto tanto. Allora, queste sono le due biomatite, una è la Brown terra, quindi un marroncino, e l'altra è cielo turchese. Queste sono le pastello e questi sono gli swatch. Il turchese è veramente fantastico, è davvero bellissimo. Lo sto indossando di continuo. Anche terra è davvero bello. Davvero belle belle come matite, mi piacciono da morire. Poi hanno comunque una texture molto molto morbide, mi piacciono, scrivono tantissimo all'interno della rima inferiore, durano parecchio, io poi le vado a fissare comunque più che fissare, vado a contornare la rima inferiore con un altro colore che sia molto ma molto simile appunto alle matite, però mi piacciono davvero tanto. Stra promosse, stra consigliate, ottima durata, ottima tenuta, davvero mi piacciono tanto. Poi ci sono i due ombretti, i due pigmenti, eccoli qui. Packaging molto molto carino. Allora, questo è Rituale ed è un viola. È un viola caldo con dei riflessi argento. Bello anche questo. Però questo non l'ho ancora indossato, ma questo qui è il mio preferito. Cioè, davvero, ragazze, visto così sembra un colore scemino, però ragazze è bellissimo. Io ve lo stra consiglio. Peyote, spero si pronunci così. Allora, è un bianco trasparente con dei micro riflessi lime, cioè è bellissimo, è davvero bello bello bello. Spero di poter realizzare un look con questo ombretto. Io adoro tanto l'accostamento tra questo ombretto con questa matita, davvero ragazze, è davvero divino, quindi strapromossi anche gli ombretti. Più che altro appunto quello che adoro, cioè è fantastico, è davvero bello. Poi promosso anche il blush, eccolo qui, la correzione è questa qui, è pescata,
ed è carinissimo perché comunque è facilmente modulabile, resta, si fissa bene. E questa qui è la colorazione Flam 3. Spero si pronunci così, veramente questa collezione è quasi uno scioglilingua. Comunque, questa appunto era la mia review, tra virgolette, sulla collezione di Nive Cosmetics, la nuova collezione di Nive Cosmetics che mi è piaciuta davvero un sacco. E passiamo avanti con gli altri prodotti top del periodo. Altro top è questo smaltino di Mesauda effetto gel, che è quello che ho su in questo momento. Mi piace tanto, ottima durata, mi piace la stesura, non ha un pennello come piace a me, abbastanza cicciotto, è comunque pratico nel momento in cui andiamo a stendere il prodotto, però comunque riesco a stendere bene il prodotto, si fissa bene. Mi piace. Ve l'ho già detto, mi sa che Mesauda a Bari si trova da D-Bag. E questo è il numero 310, con la speranza che metta a fuoco, sì. Poi andiamo avanti. Altro prodotto che mi sta piacendo tanto è questo gloss che indosso in questo momento. Ed è questo gloss di Pupa, Glossy Lips, devo essere veloce perché la batteria scarica, nella colorazione 204. Davvero bello bello bello, mi piace tanto. Tra un po' lo dovrò togliere perché vado dal dentista, però mi piace tanto. Poi, quindi consigliato. Poi, altro prodotto che consiglio è questo. Sapete che io sono una maniaca per i bagnoschiuma, profumi, tutto il resto. Questo Dove. Allora, questo, grazie a Narita, Yanna, grazie, perché me l'ha consigliato lei, mi ha detto: Channel, provalo, è fantastico. E se ti piace, quando dovrei fare la review, dovrai citarmi nel video. Quindi grazie, Anna, perché alla fine me l'ha fatto scoprire lei. È meraviglioso. Qui c'è scritto piacere avvolgente. Doccia schiuma nutriente. Allora, prezzo lancio è di 2,99 euro da mezzo litro, però io l'ho pagato 1,99 euro nella fragranza latte di cocco e petali di gelsomino. Allora, ha una consistenza particolare, sembra quasi di applicare della crema corpo appunto sul corpo. Il problema è che nel momento in cui ha un pro e un contro, quando lo applichiamo, lo applico. Non fa schiuma, va ad idratare il corpo. Nel momento in cui vado a risciacquarlo, resta comunque una sorta di patina sul corpo, morbida, che è difficile da risciacquare. Ecco, è difficile da risciacquare, però è davvero stupendo, davvero fantastico. Lo adoro, quindi promosso anche questo. Bocciato il Neve Cosmetics nascondino. Allora, io ho due colorazioni, la 02 Medium e la 004, se non erro, sì, guava. Allora, forse ho dimenticato di dirlo nel video, ma sia queste due che la nuova collezione di Neve Cosmetics mi è stata inviata dalla ditta in anteprima, anche perché come potevo fare, come Buongiorno Channel, come sarei riuscita a girare un video in anteprima, un video review in anteprima, proprio il giorno in cui è uscita la collezione, perché esce proprio oggi che è 14 maggio. Allora, appunto, questi qua invece mi furono inviati appunto quando sono usciti e non mi piacciono affatto, non mi piace, però mi piace il finish. Mi piace il finish, ma secondo me questi nascondino sarebbero stati ideali se magari avessero formulato, ecco, un fondotinta. Non so se riesco a spiegarmi. No. Allora, ecco, se avessero creato un fondotinta
con la stessa coprenza, perché di coprire copre, e la stessa formulazione, magari cambiando qualcosina, sarebbe stato l'ideale, perché è un prodotto fantastico per quanto riguarda il finish. Peccato che su alcuni punti del viso si va a seccare troppo. Cioè, mi piace l'effetto che rilascia, perché è proprio al tatto, resta setoso e si fissa bene il prodotto. Però purtroppo, se vado ad applicare il prodotto su un brufoletto oppure anche sugli occhiaie, va a finire nelle pieghette, va ad evidenziarle di più, quindi non mi piace. Invece il brufoletti li secca, sembra che li secchi al momento e forma proprio la crepa del brufoletto secco, no, quindi non mi piace. Non so come riuscirò a terminare questi nascondino. Comunque il prodotto è questo qui, e il colore è anche abbastanza scuro, quindi è stato un po' difficile. Però lo 02 medium, diciamo che già è più utilizzabile del guava, anche se il guava, il 04, è un colore che vira sull'arranciato, e diciamo che è quello che è comune per quasi tutti i tipi di occhiaie. Io ho paura che si stacchi la cialdina, perché sento un rumore strano. Quindi bocciati in nascondino. Un prodotto che io promuovo, però magari di questo prodotto ne dobbiamo parlare bene in un prossimo video, magari facendo una review dettagliata sul prodotto, è il Foreo, perché forse alcune di voi me l'hanno visto su Instagram, non ricordo, no, forse era una foto su Facebook. Allora, lo promuovo perché in sé per sé mi è piaciuto, però è un investimento molto, sì, abbastanza alto, quindi o lo si fa con la consapevolezza che non ti dà comunque dei risultati straordinari, ma è un ottimo aggeggio che va a detergere per bene il viso, a realizzare comunque una buona pulizia viso, e niente, quindi bisogna essere consapevoli che l'investimento è abbastanza alto, quindi per questo preferisco fare un video a parte. Comunque resta nel limbo, promosso, ma il prezzo è troppo alto, non so se avrei fatto un investimento così alto. Comunque, ragazzi e ragazze, io vi mando un enorme bacione, spero che il video vi sia stato utile, e niente, al prossimo video, sperando che appunto il prossimo video sia in qualità superiore. Però al momento la videocamera, la mia vecchia videocamera, non mi ha ancora abbandonato. Quindi ciao ragazzi!